premessa è che per 25 anni abbiamo cercato di raccontare il prodotto e l'azienda attraverso un modo di raffigurare il prodotto, di suggerire il prodotto. Abbiamo costruito ambienti all'interno dei quali andavamo ad inserire i nostri prodotti. In un qualche modo questa cosa è diventata una condizionante per l'altra. Questa sovrapposizione, questa coesistenza ha ad oggi portato a sviluppare dei prodotti che avessero delle connotazioni molto precise, tanto precise quanto era preciso l'ambiente nei quali andavamo a raccontarle. Quest'anno forse il prodotto ha avuto come origine la volontà di essere più indipendente, di essere più, come si può dire, ai miei tempi, i miei genitori quando avevano dei figli così dicevano: ah, lui è un reazionario piuttosto che un ribelle. Forse Goodman, nella famiglia di prodotti Minotti fino ad oggi raccontati, è il prodotto ribelle, è il prodotto più libero, il prodotto più contemporaneo, se vogliamo. Goodman, per come è fatto, attraverso la sua versatilità, la sua differenza di impostazione progettuale, riesce a avere un ruolo in ambienti anche molto più neutri. Dà questa cosa al prodotto una libertà di espressione più vicina a un mondo meno condizionato da schemi, meno condizionato dagli status, più condizionato da un'interiorità culturale più moderna. È libero, è molto autonomo e ha le caratteristiche in termini di forme, di dimensioni, di materiali stessi, di essere, oltre a essere estremamente versatile, anche decisamente protagonista.